colori, i profumi e la magia dei fiori stanno per tornare nella città della fortuna. Dal 28 settembre al 1 ottobre, nella splendida cornice del Pincio, prenderà il via Fano Fiorisce, la mostra mercato dedicata ai fiori, alle piante e a tutto l'occorrente per il giardino, decorazioni comprese. Novità di questa edizione è la nuova immagine che accompagnerà le quattro giornate, senza però tralasciare i momenti musicali per allietare le passeggiate immersi nel pieno della natura. È da qualche anno che stiamo ragionando a Fano Fiorisce come una manifestazione che vuol parlare di bellezza della nostra città, di sostenibilità. Infatti anche quest'anno l'abbiamo adottata di un logo molto bello in cui i fiori sono nella cultura di ogni persona e quindi questi magici ingranaggi floreali che si sviluppano nella testa di questa figura grafica, che stanno a significare la necessità di ragionare in modo green, di ragionare in modo sostenibile. Ecco appunto che arriva Fano Fiorisce, quindi questa possibilità data dai tanti vivaisti che saranno presenti nelle giornate dal 28 al 1 ottobre proprio nell'area del Pincio, con fiori per tutti, per tutti i giorni, ma anche con qualche particolarità, quindi vivaisti della provincia di Pesaro Urbino e qualcuno anche da fuori, un mercatino che guarda prodotti della sostenibilità proprio nell'area dell'Arco d'Augusto e dei momenti di intrattenimento, uno grazie all'Orchestra Sinfonica Rossini e al Mercoledì degli Artisti, giornate musicali che si terranno sabato 30 e domenica 1 ottobre nella zona di Piazza 20 Settembre, degli aperitivi musicali, un motivo in più per arrivare in città, ma anche proprio dei veri concerti che si terranno anche nella zona al Pincio per allietare appunto la passeggiata delle persone che arriveranno in quel luogo. Ovviamente non mancheranno attività riguardanti le famiglie e i bambini. A domenica tutte le famiglie e bambini sono invitati nell'area Pincio perché tante postazioni di giochi in legno e di attività saranno realizzate proprio in questa zona, quindi ci sarà la possibilità di giocare per tutti e anche di vivere un bellissimo spettacolo che si chiama Magicamente e che si terrà domenica 1 ottobre alle ore 17.30. Questo grazie alla bella collaborazione con la Pandolfaccia. Quindi collaborazione con le attività economiche e con i vivaisti per rendere questo evento bellissimo. E l'ultimo messaggio è: approfittatene tutti, commercianti del centro storico, residenti del centro storico, nei quartieri e tutte le attività, per rendere la nostra città più bella ancora di quella che non è già.